Buongiorno a tutti. Mi presento, sono Ettore Giugiaro, sono un medico di Torino. Da moltissimi anni mi occupo principalmente di dolore cronico, di malattie cronico-degenerative. È proprio a partire da questo ambito che ho approfondito gli aspetti della medicina funzionale, dello stress ossidativo e, tra i vari presidi terapeutici che uso, la neuromodulazione con anestetico locale, altrimenti nota come neuralterapia, e l'ossigeno-ozonoterapia. Di ossigeno-ozonoterapia, così come di stress ossidativo, dolore e infiammazione, sono insegnante presso la scuola italiana, la scuola dell'Associazione Italiana di Medicina Funzionale. È proprio un argomento legato allo stress ossidativo che voglio parlarvi in questa breve presentazione. E esattamente della possibilità di utilizzare l'ossigeno-ozonoterapia nel controllo delle infezioni da Covid. C'è un razionale molto forte, molto ferreo, che sostiene questa utilità e che è ancora molto misconosciuto e trascurato. In gran parte d'Italia, tuttavia, dei protocolli di intervento con l'ossigeno-ozonoterapia nei malati di Covid sono partiti con un grande successo e stanno dimostrando come utilizzarlo nelle prime fasi della terapia sia estremamente efficace per bloccarne la progressione e rendere il paziente dimissibile o addirittura evitarne il ricovero dopo pochissimi giorni di intervento con l'ozono. Ma partiamo dall'inizio. Intanto cos'è l'ozono? Sappiamo tutti che si tratta di un gas instabile, un gas che si forma a partire dall'effetto di una potente scarica elettrica sulle molecole di O2 che si dissociano e formano le molecole di O3. Questo gas instabile ha fortissime azioni biologiche e tende a contatto con i fluidi corporei a trasformarsi nuovamente liberando un ossigeno nascente, un O1, che va a cercare di ricombinarsi per la sua stabilità. Si forma quindi una catena di radicali liberi a partire dalla molecola di ossigeno singoletto e quelli che a noi interessano particolarmente per il loro effetto sui tessuti biologici sono lo ione superossido, lo ione idrossido e il perossido di idrogeno. Andiamo però per gradi per comprendere bene come mai l'ossigeno-ozono può essere utile nell'infezione da Covid. Innanzitutto l'interazione ozono-virus. È estremamente chiarita da ricerche e articoli presenti in letteratura la potenzialità antivirale e antibatterica dell'ozono. Di questo sono responsabili soprattutto lo ione superossido e lo ione idrossido. Per quel che riguarda i virus, infatti, questi due potentissimi radicali liberi fortemente ossidanti sono capaci di intervenire proprio sull'involucro di rivestimento del virus. Ecco perché sono particolarmente efficaci con virus di grandi dimensioni e che hanno sulla superficie questi peduncoli che sono i recettori attraverso i quali si agganciano ai recettori di membrana delle nostre cellule e penetrano all'interno della cellula stessa. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Se noi ampliamo l'immagine sulla superficie del capside virale, osserviamo la presenza di questi recettori di superficie. Ebbene, lo ione idrossido e lo ione superossido tendono a ossidare e quindi provocare un'agglutinazione dei recettori virali di superficie, bloccando la capacità del virus di penetrare all'interno delle cellule. Si tratta quindi di un fenomeno di inattivazione virale ben documentato in letteratura da diversi autori. Ma il meccanismo d'azione diretto sul virus non è limitato a questo. Infatti, al di sotto di questi recettori sono presenti i fosfolipidi di membrana che costituiscono parte del capside o lo strato proteico che costituisce il vero e proprio strato difensivo della matrice virale. Allora, i nostri ioni ossidanti sono in grado,
di superossidare, perossidare i fosfolipidi di membrana e provocare agglutinazione della componente proteica al di sotto di questa. In questo caso l'effetto è francamente viricida. Questo ci spiega come mai l'ossigeno e ozono possono essere utilizzati anche per sterilizzare effettivamente gli ambienti, per sterilizzare gli indumenti, i tessuti, e abbia un effetto viricida anche all'interno dei fluidi biologici. Il passaggio successivo da tenere presente è che il Covid-19 ha dimostrato di essere estremamente letale non tanto per la sua capacità aggressiva nei confronti delle nostre cellule, quanto per la reazione cellulare di difesa estremamente violenta, potremmo dire proprio in questo caso virulenta, che si genera. Infatti, in seguito all'aggressione da Covid-19, si produce una violentissima tempesta citochimica. A regolare tutto questo, principalmente, come in ogni forma di aggressione tessutale da parte di esobionti, batteri, virus, protozoi, sono i fattori intracitoplasmatici di attivazione dei geni silenti, in particolare l'NFK-beta. L'NFK-beta è un fattore citoplasmatico che resta in attesa di un segnale d'allarme bloccato dal proprio inibitore. Quando giunge uno stress violento alla cellula che la mette in pericolo, l'inibitore viene liberato, l'NFK-beta migra e giunge all'interno del nucleo attivando la trascrizione di geni silenti. Quello che a noi interessa particolarmente in questo ambito è l'attivazione di quei geni silenti deputati alla produzione di molecole pro-infiammatorie. La cellula, cioè, si difende gettando intorno a se stessa molecole capaci di attivare la risposta immunitaria con grande violenza, molecole pro-ossidanti e quindi cercando di aggredire il virus o il batterio che hanno provocato il danno cellulare. Ora, tutto questo è estremamente importante perché tende a sottolineare come quando la reazione infiammatoria non si ferma spontaneamente, non si ottiene una vera guarigione dall'infezione provocata dal virus, e la risposta infiammatoria stessa a diventare lesiva nei confronti dei tessuti. Ma riprendiamo la nostra presentazione. Cerchiamo di comprendere dunque meglio cosa accade. Aggressione virale, aggressione batterica, attivazione dell'NFK. Tuttavia è noto che gli NFK-beta sono attivati da numerose esotossine. Sono stati particolarmente studiati in letteratura le attivazioni dell'NFK-beta da parte di molecole di idrocarburi. Tuttavia, nell'ultimo periodo sono anche evidenti le interazioni con i metalli pesanti e, purtroppo, ai noi, con le polveri sottili. Questo ci dà oltretutto un'altra suggestione clinica molto importante. L'infezione da Covid-19 è risultata estremamente più aggressiva in aree d'Italia dove, sebbene i sistemi sanitari fossero piuttosto funzionanti, tuttavia il livello di inquinamento ambientale è tra i più alti in tutta Europa. Cosa significa questo? Significa che probabilmente il virus è più aggressivo laddove ci sono situazioni all'interno del sistema biologico delle persone colpite di grosso accumulo di tossine ambientali, in particolare polveri sottili e esotossine chimiche o metalli pesanti. Procedendo nella nostra presentazione, un altro dato importante è quello legato al fatto che proprio l'attivazione dei geni silenti con la trascrizione di questi e la produzione di numerosi fattori pro-infiammatori
e attivatore del sistema immunitario, tende a fungere a sua volta da attivatore dell'NFK. Infatti questo è un elenco solo parziale di quante molecole che noi possiamo produrre endogenamente capaci di attivare l'NFK. Moltissimi mediatori dell'infiammazione, bradichinina, il tumor necrosi factor alfa, numerosissime interleuchine, le prostaglandine, le leucotriene, l'istamina, quando il livello di queste è alto nell'organismo, tendono a rilanciare l'attività dell'NFK. È particolarmente studiata questa cosa e al punto che sono stati pubblicati dei lavori già a partire dal 2004 riguardo al fatto che esista una sorta di ricorsività tra sostanze proinfiammatorie reattive prodotte in seguito alla stimolazione dell'NFK e riattivazione dell'attività dell'NFK stesso. Questo sistema ricorsivo ancora spiega come mai sono particolarmente sensibili a un'infiammazione virale di questa portata come quella del Covid-19 le persone che hanno un'infiammazione subclinica latente. Aggiungiamo che attivatori degli NFK sono le condizioni di acidosi, di ossia tessutale, presenti non soltanto quando il paziente è nello stato acuto della malattia, quindi in dispnea, ma sono presenti in forma sottile in numerosi dismetabolismi o in soggetti che portano infezioni prolungate, siano esse clinicamente rilevabili, siano esse latenti e sottili, come possono essere i dismicrobismi cronici intestinali o la presenza di focalità croniche a livello dei segni mascellari, degli odontoni o in altri distretti corporei. La cronica esposizione a tossine ambientali, di cui già avevamo parlato precedentemente, l'esposizione a radiazioni e a sostanze oncogene. Tutte queste cose sono largamente presenti nel nostro ambiente, purtroppo, e quindi sicuramente danno una spiegazione del perché il virus si è fatto così aggressivo in alcune aree del nostro paese. Ora, la ricorsività vuol dire potenziamento dell'effetto dell'attività dell'NFK e dell'effetto proinfiammatorio che questo genera non solo sulla singola cellula ma in tutti i tessuti. Questo è probabilmente la ragione per cui in alcuni soggetti si crea quella cosiddetta tempesta citochimica che oggi è l'evidente responsabile dell'endotelite vasale, della malattia intravasale diffusa che genera microtrombi, la causa principale di fatalità proprio nell'infezione da Covid-19. Proseguendo nella nostra disamina, dobbiamo aggiungere un particolare. Queste stelline che compaiono nella presentazione, queste stelline sono i radicali liberi. Cioè, questa condizione proinfiammatoria di iperattivazione di una serie di cascate enzimatiche proinfiammatorie sono anche cascate di carattere pro-ossidante. La quota di radicali liberi in una cellula sottoposta a questo tipo di sollecitazione cresce via via di più, inducendo a sua volta un'ulteriore iperattivazione dell'NFK beta. Abbiamo un livello di ricorsività tra citochine proinfiammatorie, molecole proinfiammatorie NFK beta e infiammazione e attivazione dei geni silenti. Ora, se noi cancelliamo tutte queste definizioni delle singole molecole e ci fermiamo al concetto generale, cioè le sostanze proeccitatorie, proinfiammatorie, tendono ad attivare i fattori cellulari di attivazione dei geni silenti e che questi a loro volta avviano trascrizione
di molecole che sono degli effettori cellulari della risposta critica difesa-offesa, cioè della produzione di tutte quelle molecole che la cellula butta in circolo intorno a se stessa quando è sollecitata in questo senso. Questi effettori cellulari provocano una iperproduzione proprio di sostanze proeccitatorie, proinfiammatorie, la risposta di difesa-offesa. Quindi ci troviamo all'interno di un circolo vizioso di ricorsività biologicamente molto pericoloso. Questo tipo di ricorsività, infatti, tende a non spegnersi spontaneamente se non viene aiutato, induce sofferenza cellulare. Ricordiamoci che una cellula sottoposta a questo tipo di sollecitazione è una cellula che ha un fabbisogno energetico elevatissimo e i suoi mitocondri sono continuamente sollecitati per sostenere la richiesta energetica della cellula. Si va incontro quindi a una sofferenza anche energetico-mitocondriale della cellula. Noi sappiamo già da tante ricerche che la sofferenza mitocondriale è alla base spesso di forme di cronicità quali la sindrome metabolica e tutti i quadri infiammatori subclinici. Ecco quindi perché sono nuovamente più esposti tutti quei soggetti che hanno uno stato di sofferenza pregressa o subclinica misconosciuta. Ora, questo tipo di circuito vizioso, di circolo vizioso, può portare a una condizione di danno cellulare cronico fino alla condizione di danno irreversibile. Ed è quello che noi osserviamo in acuto nelle infezioni da Covid quando ci troviamo di fronte all'endotelite vasale, alla coagulazione intravasale diffusa, che è la causa maggiore di fatalità. Ora, cosa c'entra tutto questo con la nostra ossigeno-ozonoterapia? La domanda è legittima. Infatti abbiamo visto che si genera un'iperinfiammazione con grande produzione di citochine proinfiammatorie in una condizione di ricorsività in cui i prodotti della risposta di difesa sono a loro volta riattivatori proprio di quei fattori citoplasmatici che inducono produzione di citochine proinfiammatorie. Non solo. La condizione è che lo stress ossidativo che segue a questo stress biologico della cellula tende a crescere enormemente, tanto più viene sollecitata in questa direzione e tanto meno riesce la cellula a sottrarsi a questo tipo di circolo vizioso. Allora, come fa un pro-ossidante come l'ozono a essere favorevole in una condizione del genere? Lo andiamo a vedere riprendendo la nostra presentazione e cercando di approfondire un attimino un meccanismo un pochino misconosciuto dell'azione dell'ossigeno-ozonoterapia, ma che fa l'enorme differenza tra l'azione sulle cellule degli animali superiori rispetto all'azione che tende ad avere su virus e batteri. Ossigeno-ozonoterapia e risposta cellulare. Quei radicali liberi che si formano in conseguenza dello spaiamento dell'ozono quando si separa l'ossigeno nascente e si generano ione idrossido, ione superossido e poi perossido di idrogeno, l'acqua ossigenata. L'acqua ossigenata, il perossido di idrogeno, è il maggior responsabile di questo passaggio. Infatti, tra le varie azioni che compie, una delle più immediate, rapide e direi diffuse è quella di provocare un'irritazione sulle membrane cellulari. Quindi, è vero, noi andiamo a somministrare in una condizione di infiammazione un piccolo stress pro-ossidante che va a stimolare con intensità la membrana cellulare delle nostre cellule. Cosa accade quando i radicali liberi giungono in contatto con i fosfolipidi di membrana? Ci sono due azioni, una sulla parte idrofoba, una sulla parte idrofila. Sulla parte idrofoba si può creare misfolding, cioè
distorsione della struttura proteica, ma quello che a noi interessa maggiormente, perché è più immediato, più rapido e quindi induce la risposta più immediata nella nostra condizione, è quella della ossidazione dei fosfolipidi di membrana. Il perossido di idrogeno tende a perossidare i fosfolipidi di membrana, generando una molecola estremamente importante, un alchenale, un idrossialchenale che è noto come 4HNE, un alfabeta insaturo estremamente attivo come iperstimolante dell'NRF2. L'NRF2 è il contraltare naturale nelle condizioni di infiammazione cronica e danno grave delle cellule dell'NFK-beta. È anche questo un fattore intracitoplasmatico dotato del suo inibitore che, stimolato dall'idrossialchenale, migra all'interno del nucleo e va a disattivare l'NFK-beta, staccandone una subunità, la subunità P50, bloccando quindi la trascrizione di tutti quei fattori proinfiammatori che l'NFK-beta tende ad attivare. Ma a sua volta attiva invece la trascrizione di una serie di enzimi antiossidanti riparativi dei tessuti cellulari e capaci di stabilizzare il ciclo di Krebs e restituire una capacità respiratoria, quindi energetica, efficiente alla cellula. Inoltre induce la sintesi di glutation perossidasi, che è il più grosso riparatore antiossidante che noi conosciamo nella nostra attività biologica. La conseguenza è un recupero sull'infiammazione cronica e sul danno cellulare cronico. E anche qui abbiamo una solida letteratura che conferma come l'NRF2 sia il balance naturale dell'attività dell'NFK-beta. Tutto questo è indotto dall'attività del 4HNE conseguente alla perossidazione dei fosfolipidi di membrana. Ecco dunque perché la somministrazione di una sostanza prossidante, l'ozono, mentre è lesiva per strutture biologiche semplici, virus e batteri, è riparativa nei confronti delle cellule degli animali superiori. Infatti, le cellule degli animali superiori sono dotati delle catene antiossidante dell'NRF2, del superossido dismutasi, cosa che i virus e i batteri non hanno per poter riparare le loro strutture ossidate dall'ozono. Ed è proprio in questa stimolazione che l'ossigeno-ozonoterapia ricrea il balance tra NFK-beta e NRF2. Quindi contro l'infiammazione attiva la capacità antinfiammatoria del sistema, contro l'iperossidazione attiva la riduzione, contro il deficit immunitario che consegue all'enorme disturbo sul sistema che la tempesta citochinica crea, creando un grande disordine reattivo, riattiva la sorveglianza immunitaria. E tutto questo è provocato dallo microstress ossidativo dell'ozono sui fosfolipidi di membrana delle cellule degli animali superiori. Anche su questo vi invito a cercare il lavoro fondamentale di Delgado e Roche. Quindi, sintetizzando, noi abbiamo uno strumento nelle mani, l'ossigeno-ozonoterapia, che è capace di avere un'azione diretta antimicrobica, antibatterica, antivirale, è capace di avere un effetto di
Attivazione delle capacità di autoriparazione delle cellule quando siamo in uno stato infiammatorio grave, ma di stimolare nei soggetti che non sono ancora gravi la capacità reattiva proprio verso quegli agenti che tendono a provocare una ipereccitazione delle catene citochiniche proinfiammatorie. Abbiamo cioè uno strumento che può essere utile nelle fasi avanzate della malattia, prima dell'intubazione, per recuperare il paziente quando è sottoposto alla tempesta citochinica e quindi già in condizioni severe, è già in dispnea, è già necessita ausili respiratori, ma potentissimo, efficacissimo nella possibilità di recuperare i pazienti che hanno appena contattato il virus e che sono in una condizione precedente a questa tempesta citochinica, proprio perché spegne la possibilità che si scatenino eventi molto gravi nei soggetti predisposti. Inoltre, come detto nella prima parte della presentazione, questo tipo di azione si esprime in modo particolarmente efficiente anche come azione diretta antivirale. Non c'è quindi ragione per attendere oltre. L'invito è a promuovere l'utilizzo dell'ossigeno-ozonoterapia a fianco a tutti i presidi che si sono dimostrati efficaci nella cura dei malati colpiti non solo da Covid-19, ma da infezioni virali, in particolare da infezioni virali violente che riguardano il sistema respiratorio e l'apparato cardiocircolatorio. Vi ringrazio molto per l'attenzione e la pazienza se avete resistito ad ascoltare questo video fino a questo punto e spero di rincontrarvi nuovamente sul web o in una delle nostre lezioni formative. Grazie.